Allora, me l'avete chiesto in molti, oggi parliamo dell'esame di maturità 2020. Ovviamente quest'anno, a causa del Covid-19, tante cose ancora non si sanno. Essenzialmente sappiamo che la prova orale ha un valore di 20 punti, dove il minimo, cioè per avere la sufficienza, sono 12 punti. Però, dato che la prova scritta non si farà, probabilmente è possibile che la prova orale abbia il valore anche della prova scritta. La prova scritta, ricordo che valeva 40 punti, quindi è anche possibile che la prova orale varrà 20 più 40 punti e si arriverà a 60 punti. Ovviamente queste sono solo ipotesi perché bisogna attendere le conferme del MIUR. Alla domanda che mi fate se si può essere bocciati all'esame orale, in teoria certo che si può essere bocciati, però in linea di massima quando si viene ammessi all'esame di maturità, a meno di non fare una scena muta, è difficile essere bocciati. Diciamo che male che vada, insomma, si rischia di prendere il punteggio minimo. Quest'anno in particolare sarà molto importante la prova orale e a mio avviso questa prova orale che conterrà un pochettino, che sarà fondamentale per tutto l'esame di maturità. Praticamente l'esame di maturità verterà sostanzialmente su questa prova orale, che sarà costituita sicuramente da una tesina, dove saranno fondamentali, ovviamente, oltre che i contenuti che si proporranno, ovviamente i contenuti e i collegamenti interdisciplinari. Questi sono sempre più rilevanti perché fanno capire quanto lo studente riesce a fare in maniera autonoma collegamenti tra le varie materie. Il colloquio probabilmente, a mio avviso, inizierà nei fini di giugno, inizi luglio. Non so se sapete che si ha difficoltà a trovare presidenti di commissioni. I commissari saranno tutti interni, i presidenti di commissioni saranno esterni, ma si ha difficoltà a trovarli proprio per il problema del Covid. Consiglio di, insomma, se farete questa prova o quando farete questa prova orale, vi consiglio, insomma, di prepararvi il discorso, di aspettarvi qualche domanda in relazione alla tesina che portate e in linea di massima qualche domanda tra le più frequenti, ad esempio per chi fa un liceo scientifico in matematica spesso viene fatta la domanda che cos'è il rapporto, che cos'è una derivata. Allora bisogna partire dal significato del rapporto incrementale, poi si sto facendo un esempio, eh. Poi si passerà al concetto di limite e al concetto del limite dell'incremento che tende a zero del rapporto incrementale, si ha proprio questa derivata che in uno studio di funzioni essenzialmente indica l'andamento della funzione. Se essa è positiva la funzione sarà crescente, se è negativa la funzione sarà decrescente, quando si annulla c'è un punto stazionario e ovviamente l'inclinazione, quindi quanto è crescente la funzione localmente in quel punto lì, ovviamente dipende anche dal valore della derivata. All'aumentare della derivata aumenterà la rapidità, se la derivata sarà positiva, la rapidità con cui la funzione crescerà. L'importante è cercare
Cioè, vi potranno capitare delle domande che non sapete. Io il consiglio vivo che vi do è di non fare mai scena muta. E io ripeto, credo che l'orale quest'anno probabilmente durerà una sessantina di minuti, perché farete solo questa prova, faremo solo questa prova. Vi consiglio assolutamente di preparare una presentazione in PowerPoint, non vi scrivete tutto su PowerPoint, altrimenti, cioè, se leggete quello che vi siete scritti, sembra che non vi siete imparati niente. Scrivete solo i punti essenziali, le motivazioni, i prerequisiti, le problematiche del vostro progetto. Le validazioni, le risposte, io metterei anche una bibliografia, una sitografia. Ovviamente sarà importante relativamente alle domande che verranno fatte, sarà importante quello, il programma che è stato fatto durante l'ultimo anno. E se un professore vi dovesse fare una domanda fuori programma, anche se quest'anno forse sarà più difficile, cercate comunque di rispondere e poi, proprio per far bella figura, dite la verità, dite: professore, comunque questa domanda non fa parte del programma che si è svolto. Se ci sono ulteriori domande, fatemele. Se siete interessati, scrivetemi. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. E insomma, se volete una lista delle domande di matematica e di fisica, una lista di domande probabili che vi possono capitare, ovviamente creerò un altro video pieno di contenuti. Vi auguro buona giornata. Saluti.